e di 4 persone il bilancio dei feriti in provincia di Salerno per i botti di fine anno. Quanto ai feriti, appunto, un 47enne è ricoverato nel reparto di oculistica dell'ospedale di Vallo della Lucania con una prognosi di 25 giorni per traumi facciali dovuti all'esplosione di un petardo. Al Ruggi di Salerno è stato soccorso un 65enne di Pellezzano per le lesioni riportate alla falange della mano destra. La prognosi è di 7 giorni. A Nocera Inferiore, infine, sono state medicate una mamma e la figlia di 4 anni per lievi ustioni a una palpebra e a una mano. Per quanto riguarda invece la provincia di Napoli, 16 sono i feriti, per fortuna nessuno grave, 5 di loro sono minorenni. In tutta la Campania sono stati numerosi i feriti causati dalle esplosioni dei petardi di fine anno. Anche in questo caso bisogna dire, per fortuna, nessuno in gravi condizioni. Solo a Napoli occorre registrare un caso su cui stanno indagando i carabinieri, con una persona che è rimasta ferita da un colpo di proiettile al volto. Lei, la persona, era affacciata a un balcone per guardare gli spari di fine anno.